Buon salve! So che probabilmente molti di voi non conoscono il passato, diciamo, pre-LMS della mia musica. Però sì, facevo musica prima di conoscere l'LMS, se si può dire che facevo musica, dicevo che facevo musica con Magic's Music Maker, che sì, lo so che state vedendo, non ho una CPU abbastanza potente a registrare un video, lo so, basta, zitto. Allora, dicevo... sì, questo programmino qua che non lo apro un sacco di tempo. E che, insomma, è una sorta di zombie che è ritornato perché l'altra volta stavo esaminando i miei video, ho visto che alcuni dei video, diciamo, delle musiche che avevo fatto con questo programma avevano avuto delle corrispondenze. Nuova combinazione di colori. Apparentemente Windows ha fatto in modo che il mio video possa andare più velocemente, speriamo che sia effettivamente così. Comunque, stavo dicendo, insomma, alcune di queste musiche hanno dato dei problemi, le ho segnalate tutte, e tutte tranne una sono andate a buon fine. Datemi ancora un secondo per capire cosa sta succedendo a sta macchina. Insomma, la verità è che Magic Music Maker piglia un sacco di CPU, molto di più di quanto ne piglia LMS. Comunque, questa qua non è andata a buon fine, in quanto il proprietario del copyright ha fatto, come dire, ha respinto la segnalazione. E ho fatto ricorso perché sì, cioè, mi sembrava giusto fare ricorso, dato che questa musica l'ho fatta io. E ho cercato, mentre scrivevo il ricorso, ho cercato di capire perché questa cosa è andata avanti. Intanto suoniamo quello che mi dicono che sia stato copiato, sperando che il computer non esploda. Factor, who's the best rapper? Who's the biggest bully? Who's the most gully? All I need is a mic and a melody, and I'ma take you out of the maze like Frankie Beverly. Underground celebrity giving the hood charity. Insomma, sostanzialmente è questa voce rappata il problema. Infatti, se andiamo a vedere, questo meglio se lo chiudo che sennò computer comincia a esplodere. Andiamo a vedere questa musica Don't Get It Twisted, che è quella riconosciuta. Siamo su un account Beatport Pro, quindi uno che effettivamente sta vendendo questa musica a 1,30 euro. Suoniamo e dopo i primi 10 secondi, intanto anche questi che stiamo sentendo adesso sono loop di Magic Music Maker. Ed ecco il rap. All I need is a mic and a melody, and I'ma take you out of the maze like Frankie Beverly. Underground celebrity giving the hood charity. You need to mess with me so we can get where we need to be. A long way from Insomma, shell to... anche lui ha la stessa voce rappata. È abbastanza normale la cosa. Intanto vorrei fare notare una cosa, che questo brano è stato rilasciato nel 2014, e mentre la mia Hippo Sparo, che è latino, preparo i cavallucci marini, è stata rilasciata leggermente prima, un pochettino prima, un attimino prima, andiamo un attimo a riprendere di quanto prima è stata fatta, penso che sia questo. Andiamo a vedere un attimo. Vediamo se c'è la possibilità di vedere informazioni. È stata rilasciata il 14 febbraio 2011. Quindi diciamo che dire che io abbia copiato quella musica è come dire che io possegga una macchina del tempo, o che perlomeno possa navigare non tanto nel deep web quanto nel future web. Quindi, appurato questo, scopriamo l'origine di questo loop. Ed è dentro Magic Music Maker. Sono questi quattro qua. Che stranamente il computer sta riuscendo ad aprire. Io chiudo Firefox. Ok, come si dezoomava questo coso? Ecco qua, sentiamoli.
The X Factor, who's the best rapper? Who's the biggest bully? Who's the most gully? All I need is a mic and a melody, and I'ma take you out of the maze like Frankie Beverly. Underground celebrity giving the hood charity. You need to mess with me so we can get where we need to be. A long way from shell toes and Kangos, $1 billion marketplace plus pounds and euros. Now the transformation of comprehension has gone from a tangible to digital suspension. The game's wired, every shot that's fired corresponds with a switch that's dialed. And I got a profile, so I stay on smash. Hit me up when you find another party to crash. But until then, I'm married to my pen. This is how it's going down. This is how I get it in. But until the X Factor, who's the best rapper? Who's the biggest bully? Who's sì, the most. Insomma, sostanzialmente ho utilizzato questi loop, sono stati riconosciuti e quindi hanno respinto la segnalazione. No, niente, volevo farvelo vedere, giusto per dire, non è la prima volta che capita una cosa del genere, soprattutto la cosa non sta capitando solo a me. Anche alcuni altri casi sono stati visti di cose del genere, cioè di video di YouTube, di gente che non richiama il copyright dei propri video, mette la licenza YouTube standard, fine, che si vede i propri video reclamati per corrispondenza con contenuti futuri. E questo è il secondo caso che ho visto. Il primo caso è stato di Knuckleditz, non so chi segue questo youtuber che fa sostanzialmente editing di video per YouTube Boop, quindi sostanzialmente scherzosi, che aveva fatto una sorta di editing per un video di Salvini, per una manifestazione, un comizio di Salvini, aveva fatto il remix del video, insomma aveva fatto qualcosa di divertente. Questa cosa divertente è stata mostrata, mi pare, alla Rai, e qualche giorno dopo questa, il giorno dopo la trasmissione Rai, il suo video è stato chiuso perché era una copia della trasmissione Rai coperta da copyright. Questo è, diciamo, l'altro caso che conoscevo. In questo caso la mia musica, che è stata fatta con questi loop che ho ottenuto tramite Magic Music Maker 17, che contiene una collection di vari sample, tra cui questo hip hop volume 12. E dopo 3 anni che ho pubblicato questo brano, esce fuori un altro ragazzino come me. Cioè, io questa l'ho fatta che avevo, dunque 2011, adesso siamo al 2015, ho 19 anni, 4 anni fa avevo 15 anni e utilizzavo questi loop. Questa canzone, del costo di 1,30 euro, utilizza gli stessi loop, secondo me è anche più brutta della mia. non per cosa, però, cioè, per fare questa musica bisogna semplicemente avere un attimo di senso del ritmo e di senso dell'armonia. Cioè, non avevo mai studiato musica fino a quel tempo, e questa cosa che ho sentito, che io avrei copiato secondo loro, non mi piace neanche. Comunque, qui l'argomento non è questo, il concetto è che è più giovane di 3 anni, eppure io dovrei averla copiata secondo loro. È strano che la Google non riesca ad associare questi controlli automatici anche al tempo. È una cosa abbastanza particolare. Cioè, se io pubblico Gunma Style nel 2010, ma non la metto in copyright, non è che quando esce Gunna Style allora il mio è copiato da lui, è lui che l'ha copiato da me e l'ha messo in copyright. In questo caso non è successa nessuna delle due cose, in questo caso è successo semplicemente un sample, il ragazzo ha comprato la sample e adesso sta vendendo della musica fatta con questa sample. Tutto qua. Divertitevi, non utilizzate loop, perché queste sono cose che accadono, e alla prossima.